Stasera ci sono ben due cose che mi fanno un po' incavolare. Due. La prima è quella che mi ha mandato Servello. E che la leggo qua. Vigili di Diana, pirla senza spina dorsale, condannato per diffamazione a un blogger, Maurizio Verziano, dovrà risarcire 11 agenti della Polizia Municipale di Diano Marina per alcune frasi postate sul suo blog, le informazioni, discussione in temi locali da Rede Sdoglio, il sito che gestisce dall'ottobre del 2009, un po' prima perché, un po' prima, a febbraio, aveva lasciato scritto frasi considerate diffamatorie dal giudice di tribunale che Caterina Luggiano. De Sdoglio aveva commentato fatti polemici allora accaduti di Diano Marinci, dove all'interno del corpo municipale era in corso un braccio di ferro tra Comotardi e suoi sottoposti. Quindi anche io posso scrivere queste cose adesso, no? Scriverò esattamente quello che vedo. Quello che vedo. Che cosa vedo? Io non vedo più una sega, adesso rivedo qualcosa. Nel blog dei vigili venivano definiti pirla senza spina dorsale, mancinini dal castrash, frasi tolte dopo l'intervento della magistratura che aveva ordinato la rimozione. Non ci fu bisogno di una rogatoria internazionale come rappresentato dal primo documento del momento, il sito era registrato in Germania. Fu sufficiente convocare il titolare presso la polizia di sede municipale, ora dovrà risarcire circa 2.000 euro di multa spese, più le spese legali. Inoltre dovrà indennizzare gli uffici offesi. Quindi, che vi devo dire? Io sono con Dario del Cervello. Ok, primo argomento è partito ed è andato, ed è passato 2 minuti. Secondo argomento è l'Agnesi. Oggi sono stato all'Agnesi, ho fatto un breve intervento, sono stato alla cosa all'assemblea dell'Agnesi e finalmente ho imparato a usare il microfono. Finalmente ho trovato il mio mezzo e il mio scopo, parlare al microfono. Ne avevo paura e devo ringraziare una persona che proprio prima mi aveva fatto incavolare, per motivi che lei conosce, io conosco, ma non divulghiamo perché è meglio. Che dire? Io sono per l'Agnesi. Ho scritto Save Agnese ovunque, scrivo Save Agnese ovunque, sono con gli operai, però io sono d'accordo con quello del bene comune, l'esponente del bene comune. Siete voi che per primi dovete partire, siete voi che dovete occupare, siete voi che dovete cominciare a darvi da fare, perché è vero, ci sono delle vertenze, ci sono state delle vittorie nelle cose, quindi. Nelle vittorie non nelle cose, nelle vittorie delle aziende, uffa. Quindi dovete combattere anche voi, dovete puntarvi, riunirvi e dire cacchio, io ci tengo Agnesi, perché se smembrano l'Agnesi, 30 operai sono nulla, sono bip. Oh, quindi io sono con Dario del Cervello e sono con l'Agnesi. Forza adesso, bisogna fargliela pagare, bisogna puntare i piedi. Grazie, arrivederci. Oh, e l'ho detto. E la prossima volta parlerò un po' di più, non solo 2 minuti. Oh, ho imparato a parlare davanti al microfono e sono cazzi vostri, basta.